Lettera inviata dal dottor Giovanni Brunner al mio bisnonno Ubaldo Lolli nel 1944. Letta da Viola Frascarelli. Dottor Giovanni Brunner di Zagabria, al signor Ubaldo Lolli, Assisi. Io sottofirmato dichiaro come segue. Suddito jugoslavo e di razza ebraica, fuggì nell'agosto 1941 da Zagabria in Italia, dove subì numerose vicende in carcere, campi di concentramento e come internato a Bolsena, Bastia e Perugia. Nel settembre del 1943, dopo l'occupazione dell'Italia da parte dell'esercito tedesco, mi recai da Perugia, dove stavo sotto il controllo della questura, ad Assisi, per sottrarmi alle persecuzioni che minacciavano gli appartenenti della razza ebraica. Qui fui aiutato in modo particolare dal signor Ubaldo Lolli, figlio del signor Angelo Lolli di Bastia, tutti e due noti a me come veri italiani e mai iscritti al partito fascista. Il signor Angelo Lolli, unitamente al figlio Ubaldo, conobbi in occasione del mio arrivo a Bastia, ed ambedue, senza conoscermi da prima, mi offrirono sin da allora spontaneamente e disinteressatamente il loro appoggio. Ad Assisi, il signor Ubaldo Lolli mi sottrasse al riconoscimento della mia posizione da parte della pubblica sicurezza e delle autorità fasciste. Nel dicembre 1943, dopo il bando emanato dal regime repubblicano fascista contro gli ebrei, in base al quale gli appartenenti di questa razza dovevano essere imprigionati in campi di concentramento, ciò che avrebbe significato per me deportazione in Germania e morte sicura, mi ricoverai sempre con l'aiuto del signor Ubaldo Lolli da Assisi in montagna, dove stetti nascosto per 4 mesi e dove continuamente veniva a trovarmi il Lolli, confortando, consigliando e assistendomi. Riuscimmo ad ottenere dei documenti falsi nel riguardo della mia identità e, dato che la mia salute non mi permetteva di prolungare il tutt'altro che piacevole soggiorno in montagna, seguendo il consiglio del signor Lolli ed assistito continuamente da lui, ritornai in Assisi. Visto la mia situazione pericolosa, consegnai i miei documenti originali al signor Lolli, che li nascose in casa sua, pur conoscendo il grave rischio che lo minacciava in caso che fossimo scoperti. Avendo questa dichiarazione, carattere di un riassunto, non sono in grado di entrare in tutti i minimi particolari, ma comunque desidero di sottolineare in forma solenne che il signor Ubaldo Lolli, assieme alla sua gentile signora, mi furono in questo periodo più difficile della mia vita veri e sinceri amici, ai quali debbo per sempre la mia più profonda gratitudine. Assisi, 23 giugno 1944.